Eccoci qua per il secondo tempo di ABF Cadelfa Padova. Dopo che il primo tempo si è concluso 33 a 29 per le domace, una buona partita dell'ABF, più ordinata ed efficace di altre volte, contro un'avversaria che non ha nulla da chiedere ormai al campionato. Quindi l'ABF potrebbe, continuando così, fare questi due punti che le potrebbero servire per uscire dall'inferno dei play-out, lasciare le altre quattro a giocarsi la permanenza in Serie B, tenendo conto che Milano dovrebbe essere già condannata alla retrocessione. Bene. Che palla per la Giulia che ha già 17 punti. E Giulia in una serata che potrebbe arrivare a 30 punti. Quarial. Lungo. Quarial a quota 9. Penetrazione di Colombo, stoppata fallosamente da Zentilin, non è per niente convinta. In lunetta Colombo. Due su due Colombo. Padova in pressing. Quarial supera la metà campo, poi però perde palla, no, è sempre biancazzurra. Pisetti dall'arco, mattonata che distrugge la parte destra del tabellone. Scaramuzza. Mario in post basso si gira e va a segno. Mario, parità. Zentilin arriva la palla a Giulia. A questo punto mi viene da pensare che l'ABF potrebbe applicare lo schema unico. Palla a Giulia Furlan, 19 punti. Una palla contesa. Interviene Quarial, perde la palla Regazzo. Sofia Regazzo del 96. Che palla che stava per buttare via l'ABF. Pesetti sul blocco di Giulia. Gioco a due tra Zentilin e Vecchiet. Perde la palla Vecchiet. Se ne va Scaramuzza. Palla sotto per Cognolato che fa un cross. Fa un cross per la testa di Ciro Immobile. Giulia. Rimbalzo di Toniutti, no! Palla contesa, biancorossa.
Scaramuzza, stoppata da Giulia Furlan. Che stoppata! Scaramuzza per Ragazzo. Rimbalzo di Cognolato, fuori per Scaramuzza. Bello scarico di Ragazzo per Cognolato. Non vale, infrazione di passi. Lea, Giulia, che viene mandata per le terre da Ragazzo. Scambio di cortesie intanto fra spettatori delle due fazioni. Giulia, quota 21. ABF più 4. Ragazzo carica e segna. E partita sempre giocata punto a punto. E poi c'è un blocco in movimento di Pesetti. Vediamo anche uno sconsolato Poletto che gira avanti e indietro davanti alla panchina. Mario, fallo di Lea. Scaramuzza, Colombo, arresto e tiro. Queste ragazze fanno un ottimo palleggio, arresto e tiro, un po' tutte, almeno le piccole. Deborah Vecchietti si gira. Vecchietti, semigancio e va a segno. Tanto il Ragazzo protesta con l'arbitro del Fabbro. Mario, brutto passaggio per Cognolato nel traffico. Ricambia la cortesia Pesetti. E un fallo subito da Cognolato sullo scarico di Colombo.
esce Toninotti. Entra Rocco. Cognolato. 1-2. Giulia, e poi Lea vede libera Vecchietti, piazzato di Rocco, che però dopo recupera e va a segno. Carlotta Rocco. Ragazzo, perde la palla. Pesetti, momento favorevole per la BF. Esce la Giulia. Mini stoppata della Cognolato. Colombos. Si invola. Tenta il tiro che non va. Rocco. Scarico per Giulia. No. Ma subisce fallo. Quarto fallo per Cognolato, che lascia il posto a Camilla Ferrari. Uno su due per Giulia, 22 punti. Colombo. Tiro che non tocca neanche la ragnatela sotto la retina. C'è una scelta di tiro che non ho capito. Quella di Colombo. Lea completamente libera. ABF più 6. Colombo. Ferrari. Bel scivolamento di Ferrari. Si è infortunata Pesetti, che ha preso una botta in faccia. Sì, e infatti si accomoda in panchina e entra al suo posto Guardial. Una botta in faccia, una botta sui denti. E blocco in movimento ha fischiato a Vecchietti. E intanto piovono i soliti insulti da parte del pubblico monfalconese. Colombo butta via la palla e poi viene stritolata la povera Rocco.
Quarnial. Giulia si gira, si fa spazio e segna. Io scommetto 10 centesimi di euro che questa sera Giulia Fullan arriva a quota 30. Time out. Più 6 ABF. Dunque, per quanto riguarda i marcatori, sempre in testa la coppia di Bolzano, Gisela Beatriz Villaruel e Nadia Mossong, 501 e 462 punti. Al terzo posto Darma Milic, 392. Darma Milic che sta facendo un campionato veramente sontuoso. Poi Giulia Janezic, 379, e poi Giulia Pegoraro di Rodigium, 374. Pressing Padovano. Perde la palla Rocco e poi subisce fallo Ferrari. Furlan, secondo fallo. Ferrari 10 punti. Guarniali in palleggio. Manovra perimetrale, poi palla sotto per Giulia che subisce fallo. Eh sì. Lo schema di questa sera è muovere la difesa e dare la palla a Giulia. Uno su due. Pavan penetra. Mario si gira, si rigira e segna. Questo mezzo gancio che ha di sinistro che ha Mario. Rocco Quarnial. No, recupera Quarnial. Palla contesa, biancazzurra. Pesetti per Quarnial. Vecchietti, corto, di nuovo Vecchietti, palla sotto per Rocco, buona idea di Vecchietti, buon canestro di Rocco. ABF più 5.
Pavan, recupero di Pesetti, fermati, ecco, brava, adesso organizza la manovra, palla sotto per Giulia, fermata, Lea, scontro fra Regazzo e Furlan e il terzo periodo si conclude 49 a 44 per la BF. Scusate, ma si sentono delle urla che penso che neanche nell'età della pietra si sentivano. Neanche i primitivi si urlavano così. veramente. Vabbè, Furlan 25, Zentilin 3, Quarnial 9, Quarnial non segna più dal secondo periodo, Lavaroni 2, Lea 2, Lea 4, Vecchiet 2, Rocco 4. Per le padovane Mario 9, Scaramuzza 5, Regazzo 7, Colombo 10, Ferrari 10, Cognolato 3. Da ciò si deduce che questa sera lo schema è far girare un po' la palla e poi darla sotto a Giulia Furlan. Ci pensa lei. E la Giulia dice che pensi me. Ultimo periodo. Certo, questi sarebbero due punti veramente d'oro per la BF. Bisogna vedere anche i risultati delle concorrenti per i play-out, ma comunque sarebbero due punti d'oro. Come sono stati d'oro i punti in trasferta con Casarsa e la ginnastica triestina. Mario, Pesetti quarto fallo, rimbalzo di Regazzo. Tentativo timido di Scaramuzza che poi scarica. Mario, semigancio di sinistro. 12 punti per Mario. ABF a più 2. Mario. Quarto fallo. Brutta tegola per le padovane, perché Mario con la sua stazza dà fastidio alle biancazzurre e intanto Pavan va a segno. Palla persa. Poletto indiavolato e intanto Quarnial rovina su una padovana. Un brutto infortunio. Abbiamo detto che si fanno male, no?
cosa dice, cosa parla? Cosa parla? Ancora la ragazza padovana che non è ragazzo, perché non riesco a capire chi è. Scaramuzza forse è ancora a terra, sì, Scaramuzza che è stata travolta letteralmente dalla Quarnial. Si rialza. Viene accompagnata fuori. Deve essere una botta al ginocchio. Sì. Sembra meno grave di quello che sembrava all'inizio. Rocco in palleggio. Debora. Di nuovo Debora. Lea. Prende il ferro. Però recupera. Palla di nuovo per Lea. Sotto per Giulia. E la solita Pavan. Capisce tutto, si invola e subisce fallo. Uno su due per Pavan. Padova più uno. Quarnial. Giulia, vai sotto, vai sotto. Tentativo maldestro di Quarnial. Incomprensibile. C'erano ancora 8-9 secondi. Non so. Rocco per Giulia, spostata con il corpo da Ferrari. Sempre Giulia, penetra. È la solita Pavan, terza palla rubata di fila. Colombo. Pavan. Ruba la palla a Rocco, no, recupera Colombo. Ferrari. Colombo penetra e segna. Time out. Padova più tre. Dunque Giulia ferma a 25, Zentilin 3, Quarnial 9, sì. Lavaroni 2, Lea 4, Vecchie 2, Rocco 4. Per le padovane Mario 12, Scaramuzza 5, Regazzo 7, Colombo 12, Ferrari 10, Cognolato 3, Pavan 3, con 3 palle rubate che poi
hanno originato tre contropiedi per le biancorosse padovane, che adesso sono avanti di tre punti. Si complica la faccenda per le domace. Pesetti in palleggio. Subisce fallo la Rocco. Pesetti. Lea segno da due. Fallo di Lea su Mario. Intercetto di Giulia. Riparte la BF. De Chiet parte, fa una cosa incomprensibile, una giravolta che e poi finiscono i 24 secondi. Non ho capito perché la Debora, invece di far quella giravolta, non ha servito la Giulia. Ragazzo, da due, 9 punti per Ragazzo. Padova a più 3. Debora da fuori, prende rimbalzo Giulia che va a segno. 27 punti. Dai Giulia, che ho scommesso 10 centesimi di euro che arrivi a 30. Intercetto di Pesetti per Lea. Di nuovo Lea. Quarta palla rubata da Pavan. Contropiede per Ragazzo. Errore Ferrari. Palla bianca azzurra. Time out. Dunque, in questo turno Mirano andava a far visita a Bolzano, quindi a meno che non succeda qualcosa dovrebbe perdere. La ginnastica triestina in trasferta a Riva del Garda, insomma, alta trasferta dura. Casarsa a Sarcedo e Treviso a Montecchio Maggiore. Giulio San Marco a Trieste contro Loma. Insomma, sulla carta sarebbe un turno molto favorevole per la BF, però il risultato per il momento dice più uno per Padova. Pesetti. Zentilin. La palla adesso pesa come una palla medica. Sotto per Giulia.
subisce fallo. Quinto fallo di Mario. Rientra Cognolato. Uno su due. Giulia cerca di arrivare almeno a 30. Cognolato. Errore. Palla Pesetti. Zentilin riceve, arresto e tiro, e va a segno Zentilin. Più due ABF. Colombo, no, Ferrari, capisce tutto la Giulia che intercetta. E Quarnial getta le ortiche, cioè ha visto il taglio della Zentilin, però poi l'ha fatto un passaggio impossibile, neanche l'uomo gomma dei Fantastici 4 l'avrebbe preso. Colombo. Fallo di Pavan. Pesetti 0 su 2. Pesetti ancora virgola questa sera. La palla arriva a Zentilin. Giulia. E Giulia arriva a quota 30. Quindi ho vinto la scommessa. Ho vinto 10 centesimi di euro. Colombo. Le staccano un braccio. E vai Luneta. Sedici punti per Colombo. Che rischio. Quarnial si gira, subisce fallo e va in lunetta. Quarnial 11 punti. ABF più 2 di nuovo. Regazzo.
tabellata, palla biancazzurra toccata da Cognolato. Pesetti, sempre Pesetti, tira, errore, rimbalzo di chi? Di Giulia. 32. Che partita Giulia Furlan, una partita mostruosa. Colombo perde in velocità per troppa foga l'arancia. Fallo di Colombo. Esce Regazzo, entra col numero 16 Alfier, Agnese Alfier del 99. Uno su due. Colombo intercetta Debora. Che palla preziosa. Giulia. Ferrari, quarto fallo. Giulia 33, rimbalzo di Debora. Due palloni preziosi conquistati da Debora. Palla bianca azzurra. Due secondi al termine dell'azione. Si esauriscono i 24 secondi e c'è un time out. Un minuto e 23 al termine. Furlan 33, poi seguita da Quarnial con 11 e poi le altre spiccioli, mentre invece per le padovane abbiamo Mario con 12, Colombo 16, Regazzo 9 e Ferrari 10, poi spiccioli. Prossimo turno la BF riposa. E Padova ospita la cestistica Rivana. Ultimo minuto. ABF più 6. Ferrari. Un tiro che neanche commento. Furlan. Fallo fischiato a Quarnial.
che manda per terra Alfier. Rocco per Quarial. C'è una discussione se ci sono i tiri liberi o no. Tecnico alla panchina da parte dell'arbitro del Fabbro. Vai Lunetta, Furlan. Giulia Furlan, deficitaria ai liberi. Palla sempre biancazzurra. Pavan spinge. Pesetti questa sera non segna neanche se c'è una vasca da bagno. Beh, vi ha sentito, almeno un punto Pesetti. C'è un po' di wrestling sotto canestro. Palla biancorossa. Più 7 ABF. Ferrari. Zentilin, terzo fallo. Palla biancazzurra. C'è stato un tocco di piede o di gamba. Pesetti. Ferrari, quinto fallo. Ai 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 Pesetti. Più che mano quadra, direi mano trapezioidale. Rocco. Beh, insomma, l'ABF porta a casa i due punti e poi sta a guardare alla finestra quello che fanno le dirette concorrenti.
a proposito del prossimo turno che l'ABF riposa, diciamo c'è il Junior San Marco che ospita Ponzano, Casarsa ospita Muggia, Treviso ospita Bolzano. Beh, insomma, dopo i due punti conquistati questa sera, poi l'ABF deve mettersi alla finestra e sperare nelle... che tutte le sue dirette rivali per i play-out perdano tutte, e sperare di non... sì, di farcela, insomma. Più 8 ABF. Colombo da 3. 19 punti. Rocco. Rocco che rovina sulla palla. E intanto continuano continuano le liti tra il pubblico padovano e quello monfalconese, mentre Rocco è ancora a terra. Si rialza Rocco. Che si è fatta male un braccio. Rocco deve aver preso una botta al braccio. Vai Lunetta Lea. Furlan. Altro momento di wrestling. Palla accompagnata. Altro time out, ma speriamo che la partita finisca presto, perché qua tra gli infortuni, tra gli insulti fra le due fazioni del pubblico, qua finisce male. Io mi trovo qua in mezzo, io e Ferdi ci troviamo qua in mezzo, speriamo di non essere coinvolti dei tafferugli. Ricordiamoci che è un gioco, non è uno sfogatoio. Lea stoppata e la partita finisce 68-62 per l'ABF. Meno male che è finita, se no, ecco, andiamo via prima che scoppino i tafferugli. Bene, e adesso, cari telespettatori, mi ritiro nell'ala ovest dei miei appartamenti. A tutti buona serata. Coach Michela Voltan, e dunque, se ho letto bene, voi a un certo punto eravate in zona del campionato, eravate in zona playoff.
No, avevate fatto 4-5 vittorie consecutive, eravate con la Rivana, con Sarcedo, quella zona lì. E poi avete collezionato una serie di sconfitte. Cosa è successo in queste due fasi? Beh, zona playoff sinceramente non ci siamo mai state. Abbiamo avuto un momento in cui potevamo arrivarci vincendo un paio di partite esattamente. La cosa non è stata così perché per 2 punti o 3 punti, 1 punto a Montecchio abbiamo perso il filo della matassa e quindi la cosa è andata un po' a scemare. Il nostro obiettivo non era sicuramente puntare ai playoff o andare in A2. Abbiamo puntato sulla crescita di questa squadra, una squadra giovane. Il lavoro è stato fatto, stiamo continuando a mettere su mattone dopo mattone. Ci sono stati degli intoppi per problemi anche fisici, ma tutto sommato è quello che ci stavamo aspettando da inizio stagione, nel senso che è un campionato sì, di mezza classifica, sperando in qualche colpo di fortuna, che non c'è stato, però abbiamo cercato di fare al meglio il nostro. Quindi un campionato soddisfacente tutto sommato? Beh, dopo che fare questa domanda dopo una sconfitta non è il massimo, però dai, siccome veniamo da un filotto di sconfitte non sono così soddisfatta. Vogliamo tenere duro e concludere al meglio questo campionato, manca, abbiamo la pausa di Pasqua, poi abbiamo l'ultima contro Rivana e speriamo in casa nostra di chiudere al meglio la stagione. Posso provocarti, uno del pubblico ha detto: ma perché Padova ha giocato con questa animosità questa sera? In fondo poi poteva anche interpretarla come una gita. Allora, forse chi l'ha detto non mi conosce. Io ho fatto una lunga carriera da giocatrice e quello che mi ha fatto arrivare a certi livelli è stata sempre la determinazione, la tenacia e quello che sto cercando di trasmettere a queste ragazze. Penso che a questo livello mettere pressione, stress correttamente, però mettendoci grossa intensità, possa fare la differenza. Questo si è visto, dobbiamo lavorare su tante altre cose, ma ci riproveremo quanto prima. Forse a questa squadra manca ancora un'altra lunga. Sì, manca un'altra lunga che abbiamo, che è una giovane che oggi non era con noi. Ne avevamo un'altra che abbiamo perso per strada. Dobbiamo assestare un attimo alcuni equilibri e dopo daremo filo da torcere a chiunque. Ritorneremo qui a Monfalcone. Va bene? Va bene, ti aspettiamo. Buon proseguimento. Grazie, ciao. Molto gentili, grazie, buon ciao, lavoro. Ciao. Grazie. Coach Poletto, altri 2 punti d'oro come quelli contro la ginnastica. Adesso state alla finestra. Sì, io ho detto alle ragazze, ci sono 2 cose, quelle che possiamo fare e quelle che non possiamo fare, cioè noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, abbiamo vinto nelle ultime partite 3 trasferte, Montecchio, Casarsa, a Trieste, abbiamo visto con questa squadra qua che avete visto, penso si sia visto, non ci ha regalato niente di niente ed è giusto così perché non volevamo nessun regalo. Quindi io devo solo dire brave alle mie ragazze, ci siamo guadagnati i punti che li abbiamo, oggi avevamo la chicca, la Quarnial con la febbre, la Brice via per impegni scolastici, la Debbie Vecchiet con una contrattura al polpaccio, le ragazze sono state più forti di tutte le magagne che abbiamo avuto nel corso di tutto l'anno, quindi io penso che ce la meritiamo questa salvezza, speriamo, adesso dobbiamo sperare negli altri però. Tra l'altro poi siete arrivati a questa partita senza la Florit, senza la Rosati, con la Briz in gita scolastica e quindi... E con la Vecchiet che con la contrattura e ultima aveva avuto la febbre durante la settimana la Zentilin, e la Quarniala aveva la febbre oggi, per cui insomma cosa possiamo dire di più di queste ragazze? È andato l'anima, certo la Furlan è stata fondamentale, ma questo lo sapevamo già subito, ha cambiato la squadra, è riuscita a dare coraggio e continuità a tutte le ragazze, abbiamo fatto giocare la Rocco 2001 che ha portato il suo contributo, la stessa la Lea uguale e quindi... Insomma, noi abbiamo fatto il nostro in questo anno, abbiamo lanciato 4 giovani del 2001, adesso speriamo di salvarci, che sarebbe veramente... sarebbe veramente la ciliegina sulla torta, sì. Perché penso che questo gruppo se lo meriti, ecco.
E comunque le vostre dirette concorrenti devono, una mi sembra che deve andare a Muggia, una deve andare a Bolzano, una a Ponzano e un'altra credo a contro Salcedo, quindi sono partite difficili, chissà che non avvenga, speriamo, il miracolo. Speriamo, mi pare che sia Montecchio la prima, però sai, queste oggi a metà tempo io ho detto alle mie ragazze, guardate che questa squadra qua sembra che debba salvarsi lei, cioè c'era un'intensità, e poi ho detto l'arbitro al suo metro, dobbiamo accettarlo, molti contatti, queste hanno onorato il basket dall'inizio alla fine, quindi io devo dire, dopo dirò alle ragazze, dobbiamo veramente essere contenti di noi stesse, perché nessuno ci ha regalato niente in tutto l'anno, ecco, quindi io sono soddisfatto, sarei estremamente soddisfatto di chiuderla qua, perché abbiamo avuto già un anno veramente molto tribolato, ecco. Va bene Michele, stiamo alla finestra e vediamo. No, non mi piace stare alla fine, ho detto alle ragazze, a me piacciono le partite dove noi possiamo giocarcela e dove ce la dovevamo giocare ce la siamo giocata bene, quindi a me piace essere protagonista, stare alla finestra non è il mio mestiere, però siamo così. Vabbè. Intanto ci aggiorniamo, ciao Michele. Ciao.